Cittadini elettori bovesi, buonasera e benvenuti. Prima di iniziare il nostro comizio, si chiama così ancora, a chiusura della campagna elettorale, vi voglio invitare a un minuto di raccoglimento e poi un applauso, perché oggi ricorre l'anniversario della strage di Capaci, dove è morto un uomo giusto, Giovanni Falcone. Che è un simbolo della legalità, alla quale anche noi ci dobbiamo attenere. E cominciamo subito e do la parola a nome di tutti i candidati ad Aldo Gurner. Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti questa sera. Abbiamo già parlato dei nostri programmi, le linee guida di quello che vogliamo fare. L'abbiamo fatto in occasione della presentazione della lista tempo fa in Piazza Stazione e l'abbiamo fatto soprattutto in mezzo a voi, in mezzo alla gente, con le nostre quattro uscite che abbiamo fatto nel paese, incontrando i cittadini, confrontandoci con i cittadini e ascoltando i loro problemi e raccogliendo i loro suggerimenti. Comunque, riguardo quello che si dovrà fare, credo che fermamente che la cosa primaria è quella di dare un minimo, un decoro a questo paese e quindi quello di fare la ordinaria amministrazione, che purtroppo da molti anni a questa parte non è mai stata fatta. E quindi prendere in gestione tutte le attività senza sprechi di denaro, quelli che ci hanno portato a questo dissesto. E per questo vi voglio fare un semplice esempio. Per esempio, in questa piazza voi avete visto tante manifestazioni per le quali si noleggiano delle strutture, le casse, le luci. Voi avete idea di quanto costa questo? Una struttura del genere costa da 500 a 1500 euro. Fate una media, ipotizzate una media di 1000 euro ad evento. In un anno, in un comune, si organizzano 60 eventi. Si spendono 60.000 euro di noleggio. Ecco perché aumentano pure le tasse, perché questi soldi li spendete voi. Il comune potrebbe acquistare una struttura con 10.000 euro, con un risparmio di 50.000 euro per il primo anno e poi così ancora guadagnare negli anni successivi. E questo è un esempio in un settore, questo si può fare in tutti i settori. Comunque, un'analisi io la voglio fare insieme a voi sull'atteggiamento assunto da tutte le tre liste in questa campagna elettorale. Una campagna elettorale che si sarebbe potuta condurre in modo più tranquillo, più sereno, parlando dei problemi dei cittadini, di tutta la comunità e non delle singole persone. Analizziamo la lista numero uno. Ha basato la propria campagna elettorale e la richiesta del consenso sulla denigrazione dell'avversario politico. Abbiamo visto tutti, abbiamo sentito tutti, non credo che ci sia nulla da dire e da commentare. Nei comizi fatti non abbiamo riscontrato alcun contenuto interessante. Abbiamo sentito: noi aboliremo le tasse, voi ci credete? Io non credo che questo sia possibile, questa è una pura bugia. Per quanto riguarda la lista numero 2, io personalmente credo, come tutti voi, non ho avuto modo di sentire un dibattito pubblico o un comizio. Non abbiamo avuto modo di ascoltare le proposte politiche. Non abbiamo avuto modo di capire quali sono le loro idee da realizzare per il nostro paese, da qui ai prossimi 5 anni. Oltre al primo incontro in occasione della presentazione delle liste, siete comparsi questa sera, l'ultima sera, perché non potevate fare a meno. Io mi pongo una domanda, ponetevela pure voi, ma non eravate voi quelli che da 20 anni ad oggi
hanno governato questo paese. Perché non eravate voi gli assessori, i consiglieri, i sindaci che fino ad oggi hanno governato questo paese. E se questi sono i risultati, sinceramente non riesco a capire il perché chiedete ancora un'occasione per amministrare questo paese. Se vogliamo metterla in termini calcistici, voi la vostra partita ve la siete già giocata e in più di un'occasione per qualche caso e l'avete persa. E mi insegnate che quando una squadra perde si cambia. La lista numero 3 che rappresento questa sera come candidato avrebbe una voglia spassionata di giocarsi questa partita, con una lista fondamentalmente fatta per il 95% di gente che si candida per la prima volta, di persone per bene, di persone che non sono legate a vecchi meccanismi, a vecchi circuiti, e per questo chiedo il vostro consenso. Una lista che ha presentato un programma, che si è esposta, che è scesa in mezzo alla gente in 4 uscite, con la quale si è confrontata, accogliendo, come detto prima, suggerimenti. Una lista che si è fatta vedere è stata sempre presente, è stata attaccata ed ha risposto agli attacchi, ha dovuto rispondere per difendersi di accuse inventate ed infondate, e l'abbiamo fatto anche perché molti di voi ce lo hanno chiesto. Noi le risposte le abbiamo date. Concludo dicendo che il voto rappresenta la vostra libertà. Andate a votare perché sarete voi a determinare il prossimo governo di questo paese, del vostro paese, il municipio, bene comune che è dietro di me, è la vostra casa, è la nostra casa. Affidereste voi la gestione della vostra casa alla lista numero 1? Fatevi questa domanda e leggete attentamente ogni singolo candidato. Leggete tutta la compagine, valutate l'atteggiamento assunto in questa campagna elettorale e come si è presentato a voi, per capire se quella è la lista che vi può rappresentare ed amministrare per i prossimi 5 anni. La lista numero 2 può amministrare la nostra casa. Ancora non ci hanno detto quali sono i motivi per i quali chiedono un'altra occasione dopo 20 anni di disastri compiuti. Perché questa campagna elettorale è condotta in modo silenzioso e nascosto. Mi chiedo se saranno loro a governare, rimarranno nascosti dentro le stanze del Palazzo Comunale, ci daranno la possibilità di interloquire. Noi vi chiediamo per la prima volta la possibilità di amministrare e per questo vi chiediamo il consenso. È un consenso che non finisce il 25 maggio, inizia il 25 maggio, perché le nostre porte saranno aperte a tutti i cittadini. Senza di voi, senza i vostri consigli, suggerimenti e qualora ci fosse la necessità, richiami o rimproveri, senza di voi non si potrà fare niente. Senza la vostra collaborazione non potremo fare nulla. E quindi vi chiedo un voto libero, senza condizionamenti psicologici o di altro genere. Non condizionato da varie promesse che non saranno mai mantenute. Non abbiamo promesso niente, vi chiediamo un voto libero e partecipato, perché vogliamo essere liberi, liberi come uomini che hanno bisogno di sognare e che non hanno perso la speranza e che vogliono riportare questo paese in alto. Grazie. Grazie ad Aldo Gurneri. Ed ora passo la parola a un nostro concittadino, a un amico che mi ha chiesto il piacere di presentarmi, e me l'ha chiesto per un motivo preciso, perché nel 1993 era candidato a sindaco e modestamente l'ho presentato io insieme a qualche altro amico, per cui non ho potuto fare a meno di dargli questa occasione e di ringraziarlo. Ecco a voi Mimmo Larizza. Carissimi concittadini,
Sono passati 21 lunghissimi anni da quando su questo stesso palco vi chiedevo il voto in qualità di candidato a sindaco. Allora, unitamente a Pino Otellitano, a Anna Scordo, a Pasquale Cara e tanti altri che oggi sono in questa lista o hanno sostenuto allora la mia lista, abbiamo condotto una battaglia di democrazia che 21 anni fa non era assolutamente alla moda. 21 anni fa noi parlavamo di legalità, quando ancora di legalità non ne parlava nessuno. Parlavamo di futuro e di cambiamento, speravamo in un cambiamento. Allora io non ne ebbi l'occasione, allora vinse Lillo Rodà. Oggi questa occasione c'è, e c'è fortissima. Io ho seguito con vivo interesse il comizio di Vincenzo Grubi e mi sono meravigliato come un operatore del diritto quale lui, un avvocato, non abbia sentito la necessità di spendere una sola parola su ciò che è successo negli ultimi anni in questo paese. Nessuno ne sta parlando in questa campagna elettorale se non Pino Otellitano e i candidati di questa lista. Nessuno ha speso una parola sulla vergogna che è caduta su tutti i cittadini di questo paese, che hanno subito uno scioglimento del comune per infiltrazione mafiosa. Non ne ha parlato Vincenzo Grubi, non ne ha parlato neanche Carmelina Faenza. A dire la verità, Carmelina Faenza non ha parlato quasi per niente. Ma quanti di voi si sono fermati a riflettere su cosa è significato per il comune di Boa Marina subire quest'onta dello scioglimento per infiltrazione mafiosa? È significata una cosa semplice: è successo a Boa Marina quello che è successo a Condofuri, quello che è successo a Rocudi, quello che è successo a Melito e quello che è successo a Reggio Calabria, per la prima volta un capoluogo di provincia sciolto per infiltrazione mafiosa. Questo vuol dire che non siamo cittadini liberi. Questo significa che chi ha amministrato questo comune negli ultimi anni non era libero, non ha compiuto scelte nell'interesse della collettività, ma ha compiuto scelte nell'interesse di individui precisi, nei confronti dell''ndrangheta. Avete sentito parlare di 'ndrangheta durante questo comizio? Qualcuno ha parlato di 'ndrangheta? Vincenzo Grubi, hai nominato l''ndrangheta? No. Eppure è l''ndrangheta che è entrata qua dentro, è l''ndrangheta che ha condizionato le scelte dell'amministrazione comunale. È questo sistema criminale che ha tolto la speranza di questo paese e ha tolto il futuro anche per qualche anno ancora in questo paese. Di questo non ne ha parlato nessuno. Noi ne abbiamo parlato, noi ne stiamo parlando. E allora il vero cambiamento si può avere soltanto se vi è una rivoluzione culturale di questo paese. E la rivoluzione culturale non potrà partire dalla nuova amministrazione comunale. Non ci sarà nessuno che vi potrà insegnare ciò che voi a vostra volta dovrete insegnare ai vostri figli. Il rispetto delle istituzioni, il rispetto del prossimo, il fatto che siamo tutti uguali non solo davanti a Dio, ma siamo tutti uguali qua, in questa piazza. E proprio su questo tema, che è un tema fortissimo, è un tema che mi colpisce veramente dal profondo, proprio solo su questo tema io voglio rispondere a quel saltimbanco di piazza che negli ultimi giorni ha dato spettacolo per fare sorridere, e ogni tanto bisogna anche sorridere, ho sorriso anch'io. Solo su questo tema voglio dire,
Pino Utilitano è una persona specchiata. Pino Utilitano è una persona assolutamente per bene. È un uomo che si è speso in questo paese da 40 anni, che ha fatto della politica una scelta di vita al servizio di questa città. Pino Utilitano ha pubblicato il suo casellario giudiziale, dove c'è scritto nulla, perché non c'è nulla che si può dire su Pino Utilitano. E se nel passato qualcuno, per mero errore, ha potuto pensare che su Pino Utilitano ci fosse qualche ombra, chi lo ha pensato è tornato sui suoi passi dicendo che aveva sbagliato. Mi accingo a concludere questo mio intervento facendovi un invito, invitandovi a votare per questa lista, perché è l'unica lista che oggi a Bova Marina può dare realmente una speranza di cambiamento, può dare realmente una speranza di futuro per questo paese. Questo vi chiedo, un voto spassionato, un voto che possa dare serenità e grande avvenire a questo paese. Grazie. Ed eccoci qua all'ultimo appuntamento. Grazie Mimmo per le belle parole che hai usato nei miei confronti. Voglio peccare di immodestia. Me le merito queste parole. A dispetto dei malfattori, dei maldicenti, che non sono soltanto quelle che fanno i pagliacci per le vie del paese, ma quelli che ammiccano e sorridono sentendo quelle parole, quelli pure che danno ascolto a quelle parole. Ecco perché mi merito le parole di Mimmo Larizza, ho ricordato il nome del caro suo papà. Me li merito, sì, e con la stessa forza e con lo stesso vigore che me li merito, le voglio smentire e le ho smentite al paese di Bova Marina, perché non ho paura di smentire, non devo nascondere nulla e non l'ho nascosto. Qualche sciocco che dà ascolto in via Trieste a questo saltimbanco, come l'ha definito Mimmo Larizza, dice: ma il casellario giudiziario non porta eventuali carichi pendenti o avvisi di garanzia. È vero, martedì, se mi darete la vostra fiducia e se sarò il sindaco di Bova Marina, vi porterò pure il certificato dei carichi pendenti, perché non ho nulla da nascondere. E lo sapete che non ho nulla da nascondere. Non per niente abbiamo scritto come motto, oltre che municipio bene comune, quella meravigliosa frase di Benedetto Croce: abbiamo bisogno di gente più onesta in questo paese. Noi facciamo della legalità la nostra bandiera. Io, prima di addentrarmi nel comizio classico dell'ultima sera, voglio ringraziare il caro amico Vincenzo Gruppi,
il quale mi ha dimostrato anche stasera la sua vicinanza, esprimendomi la sua solidarietà per i vili e velenosi attacchi che ho subito. Qualcuno potrebbe dire molti nemici, molto onore, ma non è così, non ho molti nemici, forse non avrò neanche molti osannatori, molti sostenitori, vedremo lunedì pomeriggio, le urne lo diranno chi avrà molti sostenitori, quindi grazie Vincenzo, ma ti ringrazio e ringrazio te, e solo te però Vincenzo, perché anche tanti amici della tua lista lo avrebbero potuto fare invece di dare ascolto al saltimbanco di turno. Io su di te non ho niente da dire, salvo che mi sarei aspettato da te la composizione di una lista migliore. Per carità, tutte persone per bene, come lo siamo noi. Però, c'è un però, e non è un però personale, non è un però che entra nel merito delle personalità, dell'onestà, delle capacità delle persone. Però, tu, caro Vincenzo, per la professione che fai, di legalità e di difesa dei diritti della legalità, non ti può sfuggire il conflitto di eventuali interessi che potrebbero sorgere tra i tuoi candidati che sono legati da parentele molto strette con i dipendenti comunali, ma non per questo. Perché è legittimo che si siano candidati e che si possano candidare, però tu mi insegni che il nodo, lo snodo della democrazia nella gestione della cosa pubblica è fondato anche sul controllo, e noi non possiamo avere dipendenti comunali, con tutto il rispetto per i dipendenti comunali, e amministratori che sono allo stesso tempo controllori e controllati. Mi dispiace questo, avresti potuto fare scelte migliori, non ti mancava la capacità e l'intelligenza, caro Vincenzo. E io ti voglio ringraziare anche per un'altra cosa. Sto andando a braccio, mi ero scritto una lunga scaletta di interventi, ma oggi pomeriggio mi è saltato improvvisamente in aria il computer, forse molte persone pensavano a me dicendo questa volta Otellitano potrà fare il sindaco per 5 anni, eh sì, per 5 anni cari amici, perché i consiglieri comunali che chiedono il voto ai cittadini, a voi cittadini elettori, non hanno il diritto di dimettersi per far cadere le amministrazioni comunali. I cittadini, gli elettori ci eleggono anche consiglieri di minoranza per fare il nostro lavoro, per lavorare per Bava Marina, e io l'ho fatto, caro Vincenzo, l'ho fatto con tuo papà quando era sindaco. Domanda ad alcuni assessori che erano con tuo papà e digli se io ho mai pensato di mandarli a casa anche quando ricorrevano i motivi. E invece no, però tu hai avuto il coraggio di ammetterlo in un consiglio comunale del 2005-2006, quando tu eri maggioranza con il sindaco Zavettieri e io ero minoranza. Tu ce l'hai avuto questo coraggio di dire che hai sbagliato, altri no, e sono nella tua lista, caro Vincenzo, perché non hanno resistito alla voglia di fare questi giochetti. Ecco perché Aldo Gurnier ha ragione, perché fate i giochetti, perché avete fatto i giochetti nel 2000 quando avete mandato a casa Pasquale Tripodi, e siete sempre gli stessi,
quelli che nel 2002 avete mandato a casa la mia amministrazione, un'amministrazione sana che stava dando dimostrazioni di coraggio, di capacità e di esecuzione del vostro mandato. E non vi è bastato. Nel 2008 avete mandato, nel 2012 e 2011 mi pare, avete mandato a casa Squillaci. Ma perché? Non avevate la forza, eravate in nove. Non avevate la forza di andare in consiglio comunale e sfiduciarlo e metterlo con le spalle al muro sulle sue responsabilità che sono gravissime in questo paese. Certo, Mimmo Larizza, non hanno il coraggio di dire che questo comune è stato sciolto per mafia. Lo diciamo noi e stiamo pagando le conseguenze. Quando i commissari ci considerano, vi considerano tutti mafiosi. Per questo, chi sono i responsabili? Dove sono tutti coloro che hanno firmato quella lista nel 2008 e che oggi qualcuno me lo presenti pure tu per mettere in fibrillazione di nuovo questo paese, quando avrebbe potuto starsene tranquillo a casa sua e godersi i nipoti? Non si può fare politica così a Bova Marina. Questi sono i guasti, questi sono i guai. Io non voglio, non ho il potere né il diritto di accusare nessuno personalmente, ma scusate, chi è che ha provocato queste cose? Chi è che ha provocato lo scioglimento del Consiglio Comunale? Veramente lo stiamo aspettando con ansia, come tutti i cittadini di Bova Marina, di sapere le cause, i motivi di questo scioglimento e poi le cause e i motivi del dissesto finanziario. E su questo voglio parlare, perché pure tu, Vincenzo, avevi sia il diritto e il dovere di parlare di queste cose, perché tu sei stato anche un esperto di bilancio, hai fatto l'assessore al bilancio dell'amministrazione Zavettieri e qualcosa la volevamo sentire anche da te, ma non qualcosa di straordinario, anche qualcosa di tecnico, perché lo dobbiamo dire a questo popolo, a questi cittadini che sono tartassati in questi giorni dall'arrivo delle bollette dell'acqua l'anno scorso 2006-2007, in questi giorni 2008-2009-2010, fra qualche giorno i signori commissari ci manderanno anche quelle del 2011 e del 2012, ma nel 2008 chi è che ha vinto le elezioni a Bova Marina? Che cosa hanno fatto? Il revisore dei conti di quell'amministrazione, la candidata Faenza, che cosa ha fatto? Da revisore dei conti era l'organo di controllo della finanza comunale e poi, come se non bastasse, è diventata anche la responsabile finanziaria di questo comune. E le bollette del 2009, del 2010, del 2011 dove sono? Che cosa hanno fatto? Queste sono le cause, caro Vincenzo, e tu le sai, le conosci, anche che hanno provocato il dissesto, perché la mancanza di messa in ruolo dei crediti del comune hanno sbilanciato il bilancio comunale, perché noi l'acqua la paghiamo, la dobbiamo pagare alla Regione Calabria, e allora l'acqua la dobbiamo pagare nelle spese, le entrate non le hanno iscritte al ruolo, ma mi domando che cosa faceva la responsabile dell'area finanziaria del comune di Bova Marina, la candidata Faenza. E lo hanno detto che cosa faceva, lo hanno detto la commissione straordinaria, l'ha detto nella delibera di dichiarazione di dissesto, e in quella delibera lo ha detto il responsabile finanziario che hanno chiamato dalla Sicilia, e lo ha detto anche con pregevole capacità e coraggio il revisore dei conti, la dottoressa Marianna Spataro, che ha avuto il coraggio di affibbiare, di imputare alla responsabile dell'area finanziaria più che ai politici che non capivano niente. Qualcuno forse che ha capito qualcosa se n'è andato subito dall'amministrazione Squillaci. I commissari hanno detto, hanno iniziato, hanno scritto nella delibera del dissesto
queste parole, queste frasi che potete andare a controllarle se non mi credete. Andate sul sito del comune di Bovarino e prendete la delibera del dissesto. Cosa dice la commissione straordinaria? Vista la delibera della Corte dei Conti, che voi sapete che è l'organo di controllo degli enti pubblici, numero 182 del 2012, delibera che esaminava il rendiconto finanziario del 2010, amministrazione Squillaci, responsabile dell'area finanziaria la candidata Faenza, delibera che ha accertato gravi irregolarità contabili e criticità amministrative. Andate a leggerla questa delibera. Perché potete dire: ma tu che ci racconti? Sì, perché questi sono i guasti, per questo pagheremo per 5 anni il massimo delle tasse comunali, per queste responsabilità, per questi ignoranti che sono andati al comune di Bovarino e per l'errore che è stato fatto nel votarli. E non è bastato il giudizio della Corte dei Conti. La commissione straordinaria dice che nel prosieguo la situazione finanziaria si è aggravata. E perché? Guardate, io ho scritto tutto, ma non mi sento di leggere questa sera. Voglio parlare così con i miei amici concittadini. Hanno scritto di più, hanno scritto che la situazione finanziaria nonostante tutto sia ancora aggravata, perché ci sono manovre occulte finanziarie, hanno scritto in bilancio entrate fittizie per aggravare la situazione economica del comune. Andate a vedere l'estratto conto del comune alla tesoreria comunale e vedrete che il comune è esposto al 31 dicembre del 2012, quando è stato dichiarato il dissesto, per la bellezza di 456.000 euro e rotti. E come li prendevano questi soldi? E che cosa ne facevano altro che debiti? I debiti li hanno fatti loro quando hanno contratto un mutuo di 1 milione per pagare il campo sportivo che il dottor Meluri ha regalato alla popolazione di Bovarino. E voglia Dio che sia vero quello che abbiamo sentito dai commissari, che hanno trovato la carta privata con la quale il dottor Meduri ha regalato il campo sportivo a Bovarino, ai ragazzi di Bovarino, dello stadio di Bovarino, che siamo tuttora privati di godere questo bene comune. E questo noi vogliamo, vogliamo il bene comune e non minacciamo ritorsioni. Certo, vogliamo conto, vogliamo il rendiconto di tante cose. Vogliamo il rendiconto, lo dicevo l'altra sera, da parte dell'AISM sui 3 miliardi che hanno raccolto nel 94. Caro Lillo Rodami, dovrai dare una mano e io la darò a te se vincerai le elezioni, ma tu la dovrai dare pure a me. Si sono presi 3 miliardi e 100 milioni e non ci hanno mai dato conto. Hanno solo sperperato il denaro pubblico del vecchio seminario. E vogliamo conto dei 500.000 euro del parco archeologico di San Pasquale, perché dovete sapere che il finanziamento originario di 4 milioni e mezzo per acquisire tutta la superficie di San Pasquale, di proprietà Nesci, il frantoio, la vecchia villa, aveva su 4 milioni e mezzo di euro, 500.000 euro erano destinati alla promozione e alla pubblicità di questo parco. Io inutilmente, questo mi dispiace ma lo devo dire agli amici che facevano parte della minoranza dell'amministrazione Squillaci, avete mai chiesto quante volte ve l'ho detto di chiedere il rendiconto? Con quei soldi sapete che hanno fatto? Hanno comprato un bel televisore di 50 pollici che è su disposizione dell'amministrazione comunale, non è stato dato al parco, alla caffetteria o alla villa dove è custodito il mosaico, è stato consegnato per disposizione dell'amministrazione comunale al signor Marino Carmelo e l'ha tenuto a casa sua finché sono arrivati i commissari. Questi soldi sono stati spesi, questi sono gli sperperi, altro che debiti fantomatici che hanno detto in piazza. Scusatemi lo sfogo,
Però queste cose vanno dette, andavano dette. Sì, forse hai ragione Vincenzo quando dici di non polemizzare, e però il troppo è troppo. Il bicchiere era colmo, l'acqua usciva di fuori e bisognava raccoglierla. E io questa sera vi distribuirò pure la notizia del mio proscioglimento, ma non facendo come il salto in banco così. Io vi distribuirò le carte come il mio certificato penale, le carte in cui il pubblico ministero che mi ha coinvolto in una vicenda per un complotto che è partito da Bova Marina, è partito da Bova Marina, e che io nei prossimi giorni denuncerò i responsabili di quel complotto. Il pubblico ministero che mi ha accusato, o meglio che mi ha indagato, ha chiesto al giudice dell'udienza preliminare il mio proscioglimento perché è stato indotto in errore e ha chiesto scusa, mi ha chiesto scusa davanti al giudice e davanti agli avvocati, perché era stato indotto in errore. Veramente mi sarei aspettato che avesse indagato coloro che gli hanno dato le notizie false, che sono partite da Bova Marina. Non ho paura di dirle queste cose, sono tranquillo, ho la coscienza a posto, e questa coscienza la metto a disposizione di questo paese, la metto a vostra disposizione, la metto a disposizione di questo municipio, di questo bene comune, perché questo è il problema, questi sono i motivi fondamentali che hanno spinto me e tantissimi ragazzi, anche qualche vecchiotto, mi scuso con l'amico Cuzzilla, perché anche l'esperienza dei vecchi ci vuole. Mio nonno, mio zio sacerdote mi dicevano questo: braccio dei giovani e consiglio dei vecchi, perché per noi la bandiera, cari, ve l'ho detto già, ve l'abbiamo detto in altre occasioni, per noi la bandiera è il bene comune, il bene comune di questo paese, perché non lotteremo per il bene comune, ve l'ho spiegato, ve l'abbiamo scritto nei nostri depliant che vi abbiamo distribuiti a larghe mani, non facendo i pagliacci in giro con i facsimile. Vi abbiamo detto quello che vogliamo fare, penso sia inutile ancora continuare con questi discorsi, con il libro dei sogni. Certo, noi ci siamo mossi in questi giorni e abbiamo scoperto pure, per esempio, che noi possiamo avere dei finanziamenti anche dall'Expo 2015 di Milano, perché l'Expo, il finanziamento, i 15 miliardi di euro che lo Stato ha stanziato per l'Expo 2015 non sono, non erano, non sono e non saranno esclusività di Milano, ma sono soldi degli italiani, e abbiamo scoperto sulla Gazzetta Ufficiale con un bando che scadrà il 30 giugno e che noi speriamo di concorrere, anche i piccoli comuni potranno partecipare. Ma abbiamo scoperto pure un'altra cosa per via delle elezioni del Parlamento europeo, nessuno ne parla, ma perché? I soldi da dove arriveranno per aggiustare la via Marina, i milioni di euro, ma dove pensate che possono arrivare? Da che cosa? Scaviamo qua e troviamo il petrolio? Arriveranno esattamente dalla Comunità Europea, partecipando alle gare, ai bandi, sollecitando i nostri parlamentari, e abbiamo scoperto anche dei canali diretti che ci faranno evitare le lungaggini burocratiche di questa regione che è fallita miseramente, come è fallita. Questo è il discorso, questo è il bene comune, il territorio, la qualità della vita, dell'ambiente, le risorse naturali, l'acqua, l'aria, la sicurezza sociale, la fiducia nei cittadini e nei rapporti sociali, il linguaggio che non si usa più in questo paese, la legalità, la vivibilità urbana. Ma dov'è questa vivibilità urbana? La conoscete voi più
qualcuno che è più grande di dei giovani forse se la ricorderà questa vivibilità urbana. Il linguaggio, la memoria collettiva, lo diciamo sempre, lo dicono tutti, il giorno della memoria che ricorda l'olocausto ebreo. Non c'è futuro senza memoria. Dobbiamo ricordarci che questo era un paese sano, un paese civile, un paese laborioso in cui si poteva stare assieme senza scannarci l'un l'altro, come è successo negli ultimi anni e nelle ultime amministrazioni, che sono state una fonte di veleno sparso a larghe mani in questo paese. Ma la cosa drammatica non è solo questa, cari amici, la cosa drammatica è che, non essendo uscite fuori da 2 anni e mezzo le responsabilità per questo scioglimento che ha buttato la vergogna a questo paese, ancora c'è gente che ha prodotto questo guasto, che si permette di interferire nelle elezioni comunali. Questo è il dramma, cari amici, e voi lo sapete. Perché ci vedete, non andiamo di nascosto a chiedere i voti, nessuno delle tre liste. Ma voi li vedete questi personaggi, che si muovono nel buio, nell'ombra, nel silenzio. Il bene comune, la salute, l'istruzione, la scuola, questa scuola che ci hanno tolto pure la mensa scolastica ai nostri bambini. Voi direte: l'hanno tolta i commissari? No, non l'hanno tolta i commissari, l'hanno tolta chi ha fatto venire i commissari a Bova Marina, la mensa scolastica ai bambini. Ma noi ci tasseremo per ridare ai bambini la mensa scolastica, perché è un loro diritto. Ma voi state vedendo, abbiamo letto nei giorni scorsi, in un paese del nord, la strumentalizzazione, la ghettizzazione, ai bambini italiani il dolce, agli altri bambini no. Ma perché? Non sono figli di Dio pure loro, non sono figli nostri, ma stiamo scherzando con questo razzismo. I bambini, la scuola, hanno fatto una palestra nella scuola che è chiusa, hanno sperperato i soldi, questi sono i problemi seri, cari amici. Non i debiti li hanno fatti, però ci sono anche debiti fatti per opere pubbliche. Ma noi andremo a vedere, voi, chi sarà eletto, certamente non la lista numero uno. Dovremo vedere effettivamente i debiti fittizi. È un altro elemento, caro Vincenzo, che hanno scritto i commissari e il revisore dei conti. Il riconoscimento di debiti fuori bilancio, senza copertura, senza finanziamenti. E voi cittadini lo sapete perché? Perché chiamavano le ditte e gli dicevano: fammi questa strada, fammi questo marciapiede che poi ti paghiamo. Ecco i debiti fuori bilancio. Poi le ditte giustamente rivendicano il pagamento del loro lavoro. E dove sono le pezze d'appoggio? E allora si fanno i debiti fuori bilancio, però senza dare la copertura finanziaria, e questi sono fasulli, debiti fasulli che non li pagherà nessuno, non li pagheranno il commissario, non li pagherà il commissario liquidatore, e non li potrà pagare nessuna amministrazione che sarà eletta, né se sarà eletta la mia, né se sarà eletta quella di Vincenzo Crupi. Quindi, cari amici, dobbiamo restituire a questo paese il bene comune. Il bene comune siamo noi, il bene comune siete voi. Assieme dobbiamo fare le cose, assieme dobbiamo risolvere i problemi. Non pensate che dopo averci eletto risolveremo tutti i problemi noi senza di voi. Non ci dovete dare carta bianca, non dovete delegare tutto agli eletti, dovete essere voi. E ho sentito con piacere sia da Vincenzo ma anche dai diretti interessati che già la prima domenica successiva alla prossima, quando ci sarà la nuova amministrazione, i commercianti vorranno avere un incontro con la nuova amministrazione comunale
che gestirà questo paese. E potete stare certi, cari amici, che se saremo noi ad amministrare questo paese per volontà vostra e per la vostra fiducia e per i vostri voti, noi non ci permettiamo, cari amici della lista numero 2, di dire che abbiamo vinto o vinceremo. Voi dovete vincere, cari cittadini, voi dovete vincere, elettori, non noi. Voi con il vostro voto, che è l'arma più potente che la democrazia ci ha dato, l'arma più forte che ci hanno dato i nostri padri che sono morti per la libertà di questo paese. Queste cose ce le dimentichiamo o le vogliamo dire? Questi sono i fatti, cari amici, il bene comune, e insisto e lo ripeto fino alla nausea, noi se saremo eletti, se avremo la vostra fiducia, come speriamo, noi verremo da voi e vi staremo se non volete venire, vi tireremo per forza a venire al comune e a darci il vostro contributo di pensiero, di idee, di competenze, perché noi siamo gente qualunque, però siamo gente nuova. Anche io sono nuovo, perché vedete, non è l'età che conta, sono nuovo anche io, perché sono riuscito con grande sforzo e con grande fatica a comporre una lista nuova, senza cedere a compromessi, senza cedere a ricatti, una lista nuova, veramente, e lo potete vedere, e lo potete notare, e lo potete leggere dalla lista. Quindi questi candidati che sono al vostro cospetto, che sono stati al vostro cospetto, che hanno avuto il coraggio di candidarsi in un momento così difficile per il nostro paese, vi chiedono di dare la fiducia, di dare la fiducia che sarà ricambiata, ricambiata con il loro lavoro e con il loro impegno. Viva il bene comune e viva Bova Marina!